Un caro saluto a tutti, oggi siamo a Montella in provincia di Avellino, 32 km dalla città capoluogo. Andiamo a visitare questa importante cittadina situata nell'alta valle del Calore. Un paesaggio veramente fiabesco introduce il nostro video. Vedete che spettacolo. Il fiume Calore nel suo percorso nel comune di Montella forma quattro cascate. Questa è una di quelle, la cascata della Lavandaia. A pochi metri dalla cascata, il ponte della Lavandaia. Il Calore sorge nel territorio di Montella ed è un fiume molto importante per portata d'acqua. Montella è un comune di circa 8.000 abitanti della provincia di Avellino, nella regione storica dell'Irpinia. È nota soprattutto per la produzione della castagna, di cui è riconosciuto il marchio IGP. Il territorio è compreso nel Parco regionale dei Monti Picentini ed è rinomato per la bellezza del suo paesaggio. Bellissima cittadina situata nell'alta valle del Calore, che si sviluppa ai piedi dei monti Terminio e Cervialto, che raggiungono entrambi e superano i 1750 metri di altitudine. Un'altra punta di diamante del territorio di Montella è l'altopiano di Verteglia, molto vasto e ricoperto da faggi. Sono tanti i tesori d'arte e paesaggistici che questa cittadina ci offre. Il complesso del monte comprende la chiesa di Santa Maria della Neve, il castello Longobardo ed il monastero del monte. Il dongione del castello ed una parte della cinta muraria. La chiesa di Santa Maria del Monte. L'interno del monastero.
santuario del Santissimo Salvatore, situato sulla sommità dell'omonima montagna. Una meta che figura negli itinerari giubilari vaticani. Convento di San Francesco a Folloni, monumento storico-artistico, è senza dubbio quello più importante del paese. Dichiarato monumento nazionale, il convento deve il suo nome al luogo dove fu fondato, a quanto sembra dallo stesso San Francesco, nell'anno 1222. Lungo il suo corso il fiume Calore forma splendide oasi naturalistiche, molto frequentate durante la stagione estiva. La Sagra delle Castagne di Montella non è solo prelibatezze enogastronomiche e piatti tipici locali, ma anche danza, folklore, musica, pittura, artigianato, sport, teatro e soprattutto racconta il territorio irpino, intriso di cultura, tradizione e da una straordinaria bellezza geografica. Il cuore del paese ci regala bellissimi scorci che desideriamo mostrarvi in bianco e nero per guardare al futuro senza dimenticare il passato.
arrivederci da Montella, arrivederci dall'Irpinia.